irradianti. Vediamo di che si tratta. Tracciamo una circonferenza e su questa circonferenza tracciamo un angolo. Ok, l'angolo è qui evidenziato, chiamiamolo alfa. Ora l'angolo ha il vertice nel centro della circonferenza, chiamiamolo O. Come vedete, l'angolo individua sulla circonferenza un arco che io adesso evidenzio in giallo. Quest'arco ha una lunghezza, diciamo L, così come la circonferenza ha un raggio, che adesso vado ad evidenziare in verde. R è il raggio della circonferenza. Bene, noi di solito siamo abituati a indicare le ampiezze degli angoli in gradi sessagesimali. Per esempio, diciamo che alfa è 45 gradi o qualsiasi altra cosa di questo genere. Beh, le indicazioni in gradi sessagesimali vengono utilizzate essenzialmente per ragioni storiche. Non è necessariamente il modo più comodo o più naturale di indicare le ampiezze degli angoli. Pensateci un attimo. L'intera circonferenza corrisponde ad un angolo di 360 gradi. Non vi sembra un po' strano scegliere un numero come questo, 360? Perché 360? Cosa ha di speciale questo numero? L'unico motivo per cui viene usato è per ragioni storiche, è la suddivisione in sessantesimi, che ha origine molto antica, di origine babilonese, ed è legata essenzialmente ad un uso particolare delle dita per facilitare al massimo il conteggio. Ricordatevi che poi, oltre alla suddivisione in gradi, si utilizza la suddivisione in primi d'arco, che va in sessantesimi. Per esempio l'angolo potrebbe essere 45 gradi e 11 primi d'arco, e anche la suddivisione in secondi d'arco, per esempio 45 gradi, 11 primi d'arco e 27 secondi d'arco. Senza andare per il momento ad approfondire questa suddivisione, che è di natura sessagesimale, andiamo direttamente a indicare come si misurano gli angoli in radianti. Per definizione, la misura dell'angolo alfa in radianti è il semplice rapporto tra la lunghezza dell'arco intercettato sulla circonferenza, quindi questa lunghezza qui, e la lunghezza del raggio. Avendo dato questa definizione, lunghezza dell'arco fratto lunghezza del raggio, potrebbe nascere un dubbio. Se io cambio la circonferenza, perché sullo stesso angolo potrei anche andare a disegnare un'altra circonferenza, vado a prendere il compasso, lo piazzo di nuovo con la punta sul centro O, allargo o stringo il compasso in modo tale da fare una circonferenza di raggio diverso, ecco, in questo momento l'ho stretto, e disegno una seconda circonferenza di raggio diverso. Chiaramente quello che succede è che vado a individuare un nuovo arco, che adesso evidenzio in rosso. L'angolo è rimasto sempre quello, ma la lunghezza dell'arco è cambiata. Indichiamola con L'. Ma anche il raggio nel frattempo è cambiato, lo indichiamo con, è questo qui, lo indichiamo con R'. Ora, se io dovessi basarmi sulla nuova circonferenza, dovrei dire che l'angolo alfa è dato dal rapporto L' su R'. E allora il nostro dubbio è: questo rapporto e questo rapporto sono uguali tra di loro? Perché se io do questa definizione, deve in qualche modo avere senso e non deve essere legata tanto alla particolare circonferenza che uso, ma solo ed esclusivamente a quanto è ampio l'angolo alfa. Beh, in effetti, se notate, la lunghezza dell'arco cresce insieme al raggio e non è una crescita casuale. Il rapporto tra la lunghezza dell'arco e il raggio corrispondente è costante, cioè lunghezza dell'arco e lunghezza del raggio sono direttamente proporzionali. Per ora è solo una questione di natura intuitiva, la dimostrazione andrebbe fatta con considerazione di natura geometrica, per ora lavorateci un attimo con la mente intuitivamente. Per farcene convinti, anche se non è una dimostrazione definitiva, però ci permette di essere più convinti, andiamo a trattare un caso particolare. Prendiamo il caso in cui l'angolo è l'angolo giro. E come angolo prendiamo l'intero angolo giro, quindi non ho bisogno di tracciare semirette, l'angolo è questo. Noi di solito lo indichiamo come angolo di 360 gradi, è giusto? Quant'è la sua misura in radianti? Se questo è alfa,
alfa in radianti il rapporto tra la lunghezza dell'intera circonferenza, perché l'arco a questo punto è l'intera circonferenza, diviso la lunghezza del raggio. Bene, e a questo punto la lunghezza della circonferenza la conosciamo, è data da 2 volte pi greco per il raggio. E sotto abbiamo il raggio. Quello che succede è che il raggio sopra e il raggio sotto si semplificano e il valore in radianti di un angolo pari all'angolo giro è pari a 2 volte pi greco. E scriveremo accanto rad per indicarci che la misura è espressa in radianti. Come vedete, in particolare il risultato è totalmente indipendente dal particolare raggio della circonferenza che abbiamo scelto, quindi se cambiamo circonferenza il risultato non cambia. Spesso il pi greco sarà presente nelle misure in radianti perché pi greco, come vediamo, visto che insieme al 2 ci indica l'angolo giro, sarà il nostro punto di riferimento per capire quanto è ampio un angolo in radianti, perché sugli angoli in gradi, bene o male, a occhio ci regoliamo. Sappiamo per esperienza che un angolo di 90 gradi è un angolo retto, un angolo di 180 gradi è un angolo piatto e così via. Ma quando vediamo un numero espresso in radianti e dobbiamo avere un'idea di quanto è ampio l'angolo, dobbiamo in qualche modo riprogrammare la nostra intuizione. Bene, da questo momento in poi, se vediamo accanto al pi greco un fattore, sappiamo come regolarci. 2π corrisponde all'angolo giro. Per esempio, l'angolo piatto, se noi adesso individuiamo un angolo piatto, dobbiamo tracciare un diametro e l'angolo piatto lo individuiamo su un diametro. Questo è alfa. Alfa è uguale alla lunghezza di mezza circonferenza πr fratto r e abbiamo soltanto π radianti. Quindi un angolo piatto è dato da π, che è il nostro punto di riferimento. A questo punto un angolo retto, per esempio, sarà un angolo che normalmente misuriamo come 90 gradi, avrà come corrispondente la metà di un angolo piatto, cioè pi greco mezzi. Un angolo di cui noi conosciamo l'ampiezza, come 45 gradi, che è un angolo acuto, possiamo ottenerlo ancora per dimezzamento, pi greco quarti e così via. Quindi in questo modo sappiamo quali sono i confini degli angoli che già immaginiamo nella nostra testa e se sono angoli acuti, retti, piatti. Proviamo a fare al contrario, prendiamo un angolo che abbia un'ampiezza di 3 mezzi pi greco. A cosa corrisponde, secondo voi, in gradi? 270. 270. Sicuramente il 3 mezzi è maggiore di 1, e se 3 mezzi è maggiore di 1, sappiamo che l'angolo è maggiore di un angolo piatto, quindi è superiore a 180 gradi. Inoltre, il 3 mezzi praticamente ci dice che stiamo prendendo un angolo piatto più un angolo retto, quindi corrisponde all'angolo di 270 gradi, che normalmente vediamo come 3 quarti di angolo giro, 3 mezzi pi greco, l'angolo giro è 2 pi greco, quindi è 3 quarti di angolo giro. C'è ovviamente un modo per ottenere delle formule generali per trasformare un angolo in gradi in radianti e viceversa. E precisamente sfruttando la proporzionalità, noi sappiamo che il rapporto tra un angolo piatto espresso in gradi di 180 gradi e un angolo piatto espresso in radianti vale 180 diviso pi greco. Questo diventerà il nostro fattore di conversione così com'è oppure al contrario, cioè come pi greco fratto 180 per fare la conversione da gradi a radianti o da radianti a gradi. Precisamente uno stesso angolo alfa può essere espresso in gradi o in radianti. E allora noi sappiamo che la misura in gradi sta alla misura in radianti come 180 sta a pi greco. Grazie a questa proporzione, che potrà essere scritta, risolta in un modo o in un altro, potremo ottenere la misura in gradi se conosciamo quella in radianti, o viceversa, possiamo ottenere la misura in radianti se conosciamo quella in gradi. Per esempio, per ottenere la misura in gradi, alfa in gradi sarà uguale a 180 fratto pi greco per alfa in radianti. Viceversa, alfa in radianti sarà dato da pi greco fratto 180 per alfa in gradi. Vediamo a titolo di esempio cosa succede se prendiamo un angolo di un radiante. Supponiamo che alfa in radianti sia uguale a 1. In questo modo ci rendiamo conto quant'è ampio un angolo che abbia un'ampiezza pari esattamente all'unità di misura, perché quanto è un grado lo sappiamo, un angolo estremamente acuto, molto piccolo. Vediamo quanto vale un radiante se lo esprimiamo in gradi, e quindi in qualche modo richiama la nostra istintiva intuizione. La prima formula è quella che ci dà l'angolo in gradi se conosciamo quello in radianti. Praticamente alfa r uguale a 1 ci permette di capire che l'angolo in gradi si ottiene dividendo 180 fratto pi greco. Quindi 57,32.
uguale 180 su pi greco, che in prima approssimazione sarebbe 57 gradi, oppure 57, e qualche cifra in più se vogliamo migliorare la precisione. 57 gradi, un po' meno di 60, sappiamo che è un angolo acuto, ma tutto sommato corrisponde ad una fetta significativa dell'angolo giro, circa poco meno di un terzo di un angolo piatto, per intenderci. Possiamo fare qualche altro esempio. Spesso gli angoli radianti vengono lasciati con il pi greco indicato. Supponiamo di prendere angoli a noi noti, come per esempio un angolo in gradi che vale 60 gradi, e lo vogliamo in radianti. Noi sappiamo che alfa in radianti si ottiene facendo il rapporto pi greco su 180 per l'angolo in gradi, ovvero pi greco su 180 per 60 gradi. 60 su 180, questo rapporto vale un terzo. Non serve eseguire la divisione pi greco fratto 3, lasceremo indicato pi greco fratto 3. In questo modo noi abbiamo il riferimento del pi greco, che sappiamo che è l'angolo piatto, e così sappiamo che il nostro angolo è un terzo dell'angolo piatto. Analogamente, se prendiamo un angolo in gradi di 120 gradi, che è un angolo ottuso, beh, già sappiamo che è il doppio di prima, quindi possiamo mettere un 2 davanti al risultato precedente, però volendo riutilizzare la stessa formula scriveremo alfa in radianti uguale pi greco su 180 per 120. 120 su 180 è 2 terzi, ed ecco che spunta fuori il 2 terzi pi greco, e così via. Adesso, se occorre, è possibile mettere nella calcolatrice la misura in radianti. Vedo se in quella elettronica esiste questa possibilità, sì. Non so se la vedete abbastanza grande, ma qui per esempio in questa calcolatrice si vede che c'è indicato deg, lo vedete? Ok, se io vado a calcolare una funzione goniometrica, per esempio prendo un angolo di 90 gradi e vado a calcolare la funzione seno, lui mi dice che vale 1, perché il seno dell'angolo retto vale 1. Chiaramente io posso spostare l'unità di misura su rad, stavolta spunta la scritta rad qui sullo schermo e dovrebbe spuntare anche sulle vostre calcolatrici reali. E da questo momento in poi la calcolatrice si aspetta angoli in radianti, quindi se io provo a rifare la stessa operazione, scrivo 90 e vado a premere il pulsante della funzione seno, mi spunta fuori un risultato strano, non vale 1. Com'è possibile che il seno dell'angolo retto non valga 1? Il problema è che da questo momento 90 per la calcolatrice non è l'angolo retto, perché quello è 90 radianti adesso, che non è un angolo retto. Quanto vale l'angolo retto in radianti? Dell'angolo in gradi è 90 gradi. L'angolo in radianti corrispondente a pi greco mezzi. Torniamo alla calcolatrice e vediamo di fare la stessa cosa con la calcolatrice. Allora io vado a richiamare il pi greco, vediamo se ce l'ho memorizzato, alcune calcolatrici ce l'hanno. Per il momento faccio una prova approssimata, diciamo che scrivo 3,14 come approssimazione del pi greco e divido per 2. Bene, questo 1,57 è in approssimazione a 3 cifre un angolo retto espresso in radianti. Adesso provo a calcolare la funzione seno di quest'angolo. Come vedete, scrive 0,99999, una serie di cifre, quindi è molto molto vi vicino a 1. È chiaro che in approssimazione a 3 cifre sostanzialmente è 1, quindi mi torna la corrispondenza fra angolo retto e seno che vale 1. Quindi fate attenzione nell'uso della calcolatrice. Adesso che sappiamo misurare gli angoli in radianti, possiamo parlare di spostamenti angolari e velocità angolare, che è uno degli argomenti che avevate per oggi e forse sul quale magari avete trovato qualche difficoltà. Adesso andiamo a considerare di nuovo un punto materiale che si muove lungo una traiettoria circolare. Per indicare la posizione del punto P, noi possiamo utilizzare un raggio vettore, cioè un vettore posizione che utilizzi l'origine nel centro della circonferenza, e il raggio con una freccia orientata che indica che si tratta di un vettore posizione, mi sta a indicare la posizione del punto P. Chiaramente, man mano che passa il tempo, se il punto P si sta spostando lungo la circonferenza, anche il raggio vettore cambia. Questa potrebbe essere una posizione iniziale R1, dopo un certo tempo questa è la nuova posizione R2. Il punto adesso si trova qui. E nel frattempo è stato percorso un angolo che io vado ad evidenziare. Quest'angolo è uno spostamento angolare, lo indichiamo con delta alfa. Alfa potrebbe essere l'angolo misurato rispetto ad una certa posizione di riferimento. Supponiamo che gli angoli vengano misurati, per esempio, a partire da qui, e allora noi avremo un angolo iniziale, questo qui potrebbe essere l'angolo alfa 1,
E questo che ora indico in blu potrebbe essere l'angolo alfa 2. Sono gli angoli misurati a partire da una posizione di riferimento, alfa 1 e alfa 2. La differenza fra i due angoli è quella che ho indicato con delta alfa, che ho qui evidenziato, lo spostamento angolare. Delta alfa uguale angolo finale meno angolo iniziale. Si definisce lo spostamento angolare in modo analogo a come lo definiamo per gli spostamenti lineari. Spazio percorso uguale posizione finale meno posizione iniziale, qui angolo percorso uguale angolo finale meno angolo iniziale. Ora però assumiamo convenzionalmente che questi angoli siano misurati in radianti. Se misuriamo gli angoli in radianti, la velocità corrispondente, quella che chiamiamo velocità angolare, che vi è indicata con la lettera omega, che ha questo simbolo qui, il rapporto tra l'angolo percorso e l'intervallo di tempo che nel frattempo è trascorso, qui abbiamo la posizione iniziale rilevata all'istante t1 e la posizione finale all'istante t2. Facendo la differenza delta t uguale t2 meno t1, abbiamo il nostro intervallo di tempo che utilizziamo qui per definire la nuova espressione di una rapidità del moto. Si chiama velocità angolare. È il rapporto tra un angolo percorso e un intervallo di tempo. L'angolo è misurato in radianti, la velocità verrà misurata in radianti su secondi. Ricordatevi comunque che il radiante di per sé, anche se giustamente deve essere specificato come unità di misura per l'angolo, è di per sé adimensionato. In che senso? Se torniamo un momento alla definizione della misura degli angoli in radianti, vi ricordo che il radiante di per sé è definito come un rapporto tra due lunghezze. Quindi se le lunghezze sono entrambe in metri, il rapporto si semplifica. Se le lunghezze sono entrambe in centimetri, il rapporto si semplifica. Quindi in realtà le misure degli angoli, ricordatevi che per natura sono adimensionate. Solo che siccome dobbiamo specificare in che modo stiamo misurando gli angoli, spesso viene indicata con la scritta rad l'uso della misura in radianti. Ma ricordatevi che dimensionalmente non ci sono delle unità di misura con delle dimensioni fisiche. La nostra velocità angolare l'abbiamo definita. Se il moto è circolare uniforme, l'uniformità non riguarda soltanto il valore della velocità scalare, ma riguarda anche il valore della corrispondente velocità angolare. Significa che noi possiamo misurare la velocità angolare prendendo uno spostamento angolare qualsiasi riferito a qualsiasi intervallo di tempo. E allora, per capire come calcolarlo nel moto circolare uniforme, questo valore, possiamo, come abbiamo fatto per la velocità scalare, in cui siamo arrivati alla conclusione che v uguale 2π greco raggio fratto il periodo, possiamo fare qualcosa di simile anche per la velocità angolare. In particolare, se come angolo di riferimento prendiamo un angolo giro, aspettiamo cioè che il punto materiale compia un giro completo, lo spostamento angolare delta alfa diventa l'intero angolo giro. Se l'angolo è 2π greco radianti, l'intervallo di tempo corrispondente lo chiamiamo quanto tempo occorre per fare un giro completo? È il periodo che indichiamo con la T maiuscola. E a questo punto la velocità angolare omega diventa il rapporto tra lo spostamento angolare pari ad un angolo giro fratto il periodo t. Poi è sottointeso che quando utilizzate questa formuletta qui il 2π greco è in radianti. Quindi 2π greco fratto t è il valore della velocità angolare espressa in radianti al secondo. Vi faccio notare una cosa. Questo 2π greco fratto t è contenuto nella formula che abbiamo usato l'ultima volta per calcolare il valore della velocità scalare. E a questo punto c'era già nascosta in quell'espressione la velocità angolare, anche se non ne conoscevamo la definizione. Per cui nella definizione, nel calcolo della velocità scalare, compare già la velocità angolare omega e in questo modo arriviamo ad una conclusione importante. Il valore della velocità scalare e il valore della velocità angolare sono legati fra di loro dalla presenza di questa espressione, che corrisponde proprio con la velocità angolare. E possiamo così dire che la velocità scalare è data dal prodotto della velocità angolare per il raggio. Intanto le due velocità sono direttamente proporzionali. E inoltre il valore della costante di proporzionalità è pari al raggio, il che significa che se da un lato la velocità angolare non dipende dal particolare valore del raggio, la velocità scalare invece sì. Per capirci facciamo l'esempio di una giostra. Supponiamo che vi troviate in una giostra. Se io utilizzo la relazione esistente fra periodo e frequenza, posso anche scrivere la velocità scalare come
2 pi greco fratto t per r e con questa relazione 2 pi greco frequenza per r, oppure scrivere la velocità angolare come 2 pi greco per la frequenza. In questo modo vediamo anche altre informazioni. Velocità angolare e frequenza sono direttamente proporzionali fra di loro, ci passa nel mezzo il valore dell'angolo giro espresso in radianti. Supponiamo che ci siano dei sedili posti a distanze diverse dal centro della giostra, il che significa che un sedile che sta all'estremità e uno che sta più vicino al centro percorrono distanze diverse e si muovono su circonferenze di lunghezza diversa. Supponiamo che un sedile sia qui, più vicino al centro, ad una distanza R1, e un altro sedile sia messo invece vicino all'estremità, ad una distanza R2. Diamo dei valori numerici. Supponiamo che R1 sia pari a 2 metri e R2 sia pari a 4 metri. Supponiamo inoltre che venga fatto un giro completo nella giostra in 10 secondi. E allora vediamo cosa succede alle velocità angolari e cosa succede alle velocità scalari. Per quanto riguarda la velocità angolare, omega 1 e omega 2 sono entrambe 2 pi greco fratto il periodo e 2 pi greco fratto il periodo. Il che significa che sono uguali tra di loro, come vedete. Quindi la velocità angolare, se cambiate la distanza dal centro, non cambia se il periodo di rotazione è comune. Le velocità scalari, invece, dipendono da dove ci si trova. Quindi la sensazione della corsa cambia a seconda della particolare posizione in cui è collocato il sedile. Qui abbiamo un vettore velocità V1 e qui c'è un vettore velocità V2. Se andate a calcolare le velocità vi ritrovate con V1 uguale a omega per raggio numero 1 e V2 uguale a omega per raggio numero 2. Ora, i raggi sono l'uno e il doppio dell'altro, da cui segue necessariamente che la velocità numero 2 è il doppio della velocità numero 1. Quindi, come vedete, stesse velocità angolari. E ora facciamo un attimo il calcolo numerico di una delle due, ma intanto arriviamo alla conclusione che le velocità sono diverse anche se le velocità angolari sono uguali. Quindi entrambe esprimono sia la velocità angolare che quella scalare, la rapidità del moto, ma in modo diverso. Una è la rapidità della rotazione non tenendo conto delle dimensioni e l'altra è la rapidità della corsa tenendo conto invece degli spostamenti in metri. Quindi sono due modi diversi e con significati leggermente diversi di esprimere la rapidità di un movimento rotatorio. In ultimo facciamo un calcolo di esempio della velocità, calcoliamo V1. V1 abbiamo detto è pari a 2 pi greco fratto 10 secondi, questo sarebbe in radianti, ma siccome stiamo moltiplicando per un raggio, cioè per il valore di 2 metri, quando un angolo in radianti viene moltiplicato per una lunghezza, radianti lo facciamo scomparire, il risultato è sempre una lunghezza, perché vi ricordo che il radiante è il frutto di un rapporto fra due lunghezze. Quindi radianti non lo scriviamo più e andiamo a scrivere soltanto l'unità di misura della lunghezza. Il risultato quindi lo scriveremo in metri su secondi. 2 pi greco abbiamo detto è a tre cifre 6,28, sotto compare 10, c'è il moltiplicato 2 che dobbiamo mettere qui. Viene 1,26, si è arrotondato, viene 26 metri al secondo, che è il valore della velocità scalare, mentre 0,628, se è espresso in radianti al secondo, rappresenta il valore della sola componente di velocità angolare.